Le associazioni Migranti Tutti e Migranti Basilicata chiedono venga chiarito il prima possibile il destino dei fondi dedicati alla realizzazione dei centri di accoglienza per i braccianti stagionali nei comuni di Boreano Venosa, Gaudiano di Lavello e al completamento della città della pace di Scanzano. Con un messaggio inviato contemporaneamente al ministro dell'interno Ponte Dosi, il presidente della regione Basilicata Vito Bardi e i prefetti di Potenza e Matera, le associazioni in questione hanno sottolineato come i lavori finanziati dall'autorità nazionale di gestione dei fondi PON, legalità e per la lotta al caporalato siano ancora bloccati dal 2021, come la realizzazione del nuovo centro di accoglienza di Venosa, località Boreano, che prevede il riutilizzo degli immobili realizzati negli anni 50 dall'ente riforma, o del centro relativo al sito di Gaudiano di Lavello, con uno stanziamento di 2.750.000 euro e 4.200.000 euro per il centro di accoglienza a Borgo Gaudiano di Lavello. Sono stati previsti anche fondi per il completamento del centro della pace di Scanzano Ionico, con 2,5 milioni di euro. In totale parliamo di circa 11 milioni di euro, senza dimenticare gli altri 2 milioni e mezzo di euro per la ristrutturazione dell'ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio. A questi fondi si aggiungono altri 4 milioni di euro che la Commissione europea ha finanziato i progetti Supreme, riguardanti il contrasto allo sfruttamento in agricoltura. Con questo messaggio, le associazioni Migranti Tutti e Migranti Basilicata vogliono dare un aiuto concreto alle migliaia di braccianti stagionali che ogni anno raggiungono la Basilicata e per questo esortano le autorità competenti a fornire una risposta e ad operarsi affinché vengano spese le risorse già stanziate, che ammontano a circa 15 milioni e mezzo di euro, che possono dare risposta per affrontare definitivamente il problema dell'accoglienza dignitosa di questi lavoratori e dare risposta all'occupazione nel campo dell'edilizia.